Visti l'articolo 605 e 530 codice procedura penale, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato. No, signori! Signori, per favore, silenzio. Tutte le imputazioni per le quali ha riportato condanna in primo grado per non aver commesso il fatto. E ne ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Siamo qui, è il 1996, e dopo 20 anni di omicidi, indagini e processi, la Corte d'Appello di Firenze assolve Pietro Pacciani, l'uomo che, quasi tutta Italia, era convinta essere il famoso mostro di Firenze. Perché, come abbiamo detto nello scorso episodio, le prove portate a carico di Pacciani, ossia il quaderno che forse apparteneva ai tedeschi, il bossolo trovato nel suo orto della calibro 22 che poi si rivelò essere una prova falsata e la testimonianza del Nesi, definito dalla stessa corte come il nemico di Pacciani, non erano prove sufficienti per condannare un uomo all'ergastolo. Ma questo non vuol dire che Pacciani sia innocente. Infatti dobbiamo fare un passo indietro, prima che Pacciani venga assolto. Il procuratore Vigna, che è perfettamente cosciente del fatto che Pacciani verrà assolto, chiede l'aiuto di un nuovo personaggio, Michele Giuttari, il capo della squadra mobile di Firenze. Giuttari si ristudia le carte del caso. Attenzione però, questo non perché la polizia voglia accanirsi su Pacciani. Certo sì, sono convinti che il Vampa sia coinvolto, ma soprattutto perché già durante la prima sentenza, quella che aveva condannato Pacciani, la corte aveva scritto che la polizia doveva continuare le indagini, perché c'era qualcosa che non quadrava. Così Giuttari, ristudiandosi le carte del PM e i verbali, si rende conto che in diversi omicidi molti testimoni oculari avevano denunciato la presenza insolita di macchine vicino ai luoghi dei delitti. Magari erano solo dei guardoni, ma questo lo porta a una nuova teoria, che poi condividerà con Vigna. Ossia che Pacciani non era da solo, con lui c'era qualcun altro. Paura, eh? Ed è così che gli inquirenti danno inizio alla terza pista, dopo la pista dei sardi e la pista di Pacciani solitario, ed è la famosa pista dei compagni di merende. Per compagni di merende si intende quel giro di amici frequentati da Pacciani. Il termine, se vi ricordate, è stato coniato proprio da Mario Vanni durante il primo processo. Io sono stato a fare delle merende con i Pacciani, no? No, scusi un attimo. No. Allora, non ho... Vedo che qualcuno forse le ha già detto cosa come... deve dire. E chi sono questi amici? Sono tre. Il primo è Giancarlo Lotti, un manovale semi-analfabeta di San Casciano. Nel paese lo chiamano Katanga, ossia un omone forte, violento, ma molto poco sveglio. Poi troviamo il Pucci, altro personaggino di simili qualità, ma in più con un sospetto ritardo mentale. E ovviamente il Vanni, il postino di Mercatale, definito dagli amici Torsolo, ossia lo scarto, un omuncolo inutile. Quindi con Pacciani sono quattro: Vampa, Pucci, Torsolo e Katanga. E che cosa fanno questi amici? Beh, spesso vanno a bere vino alla famosa cantinetta, per poi andare magari a signorine a pagamento, di solito in autobus o in motorino, che è una cosa veramente deliziosa, spesso portandosi dietro anche una fiasca di vino e eventualmente qualche fallo di gomma in tasca. Oppure, se la serata è giusta, i campioni possono decidere di andare a nascondersi dietro le piazzole, tra le frasche, per spiare i giovani in macchina che fanno le loro porcherie. Insomma, delle seratine. Immaginate passare con loro un bel giovedì sera. Deve essere stata una robetta. Magari si andava anche a scannare qualcuno. Ma, con calma, torniamo alle indagini. La squadra di Giuttari prosegue le indagini, facendo delle intercettazioni telefoniche all'interno di questa allegra brigata. E un giorno viene registrata una telefonata tra il Lotti e Gabriella Gribelli, una povera prostituta alcolizzata. La Gribelli si sta lamentando con il Lotti e gli chiede se, una sera degli omicidi, lui fosse lì. E il Lotti risponde: oh sì che ero lì. Porco demonio! Il Lotti si è fatto beccare. Ma non finisce qui. La Ghiribelli poi, interrogata da Giuttari, confermerà anche un'altra cosa. La sera dell'omicidio degli Scopeti, mentre tornava a Firenze con il suo protettore, in macchina, vede nella zona dell'omicidio una 128 rossa. E anni fa anche un'americana aveva visto lì proprio una macchina rossa. E di chi è questa macchina? È di Lotti. Così la polizia prende il Lotti e gli chiede spiegazioni, e il Lotti gli dice che sì, quella sera stava passando di lì in macchina con il Pucci e si erano fermati per un bisogno fisiologico, la pipì. E lì sentono uno sparo, allora si avvicinano e vedono che là ci sono il Vanni e il Pacciani che stanno assassinando la coppia di francesi. E non solo, dicono che il Pacciani li aveva riconosciuti e che gli ha intimato di andarsene immediatamente, altrimenti avrebbe ammazzato anche loro. Così i ragazzi si spaventano, ritornano in macchina e scappano via.
Questa è una dichiarazione importantissima. Così Giuttari, Vigna e Canessa vogliono proporre alla corte, che sta per dichiarare Pacciani innocente, questi quattro testimoni chiave, ma per proteggerli lo vogliono fare in forma anonima. E quindi verranno chiamati i testimoni Alfa, Beta, Gamma e Delta. Ovviamente altri non sono che i quattro testimoni: Lotti, Pucci, Leghiribelli e il suo protettore. Però, per una questione puramente tecnica, non è possibile accettare nuovi testimoni, anche perché il processo è in fase di chiusura, ma non ha nessuna importanza, perché pochissimo tempo dopo la Cassazione rinvia a giudizio Pacciani, ossia il processo deve essere celebrato di nuovo, ma non ci sarà soltanto lui alla sbarra, ma anche i suoi amici. Ed è qui che inizia il processo ai compagni di merende. Ma, prima di andare avanti, lo sponsor di oggi, Tridom! Molti di voi conoscono già Tridom e fanno parte del mio progetto Tridom, ma per chi non lo conoscesse, che cos'è Tridom? Tridom è un'azienda che si occupa di combattere la deforestazione mondiale piantando alberi nelle zone più fragili del pianeta, soprattutto in quelle dove la desertificazione sta avanzando rapidamente e pone un rischio alle comunità locali e la fauna. Ma attenzione, non è che piantano gli alberi così a caso, cosa dannosa che facevano per esempio anche i cinesi con il loro muro verde. Invece Tridom sa che ogni ecosistema è diverso e ha bisogno di alberi specifici. Per questo il progetto di Tridom si appoggia a una comunità di contadini locali e, affidando a loro la gestione di queste piante, non soltanto migliora la situazione ambientale, rigenerando le foreste, riducendo l'impatto della CO2, ma soprattutto investendo in queste comunità. Nel corso degli anni hanno piantato più di 1,5 milioni di alberi in 17 paesi diversi e migliorando la vita di non poche persone, piante e animali. Quindi se volete fare un bel regalo di Natale, un regalo diverso al solito, un regalo ecologico che dà una mano all'ambiente, alle persone che ha un certo valore, perché non regalare un albero? E soprattutto potrete piantarlo nella mia foresta, la Pizzi Foresta. Potete scegliere il tipo di albero, dargli un nome, vedere dove verrà piantato e soprattutto seguire gli aggiornamenti del progetto in cui è stato piantato. È un regalo ecologico, intelligente, che soprattutto lava le coscienze di noi occidentali che stiamo devastando il pianeta. Evviva! E se per caso utilizzerete il mio codice sconto GIO20, avrete il 20% di sconto sul carrello ed è disponibile soltanto fino al 31 di questo mese. Quindi non fate bastardoni e fate un bel regalo scontato. Cioè non è che è scontato il regalo, il regalo non è scontato perché è una cosa a sorpresa. Oh, ti ho regalato una cosa bella. Ah, che figo! Non è scontato. Non è. Trovate il link in descrizione. Siate felici, siete ecologici e siate verdi. E soprattutto fate un gran bel regalo. Quindi, Tridom, pianta un bel regalo. Questo è mio il claim, non è loro. L'ho inventato io. Vai. Ora, torniamo al processo. Vi ricordate, il Lotti aveva dichiarato che si era fermato lì con Pucci la sera dell'omicidio degli Scopeti per caso, perché si erano fermati per una pisciatina. Ma il Pucci però dice una cosa un po' diversa. Dice infatti di essere stato portato lì dal Lotti perché il Lotti voleva dimostrargli che il Pacciani e il Vanni davvero facevano quella roba lì. Allora, messo alle strette, anche perché la sua macchina era stata riconosciuta più volte da altri testimoni nelle zone degli omicidi, il Lotti cambia versione. Dichiara che la sera dell'omicidio degli Scopeti, lui e il Pucci erano andati in macchina a Firenze per fare una capatina dalla Ghiribelli, la prostituta alcolizzata. E al ritorno, il Lotti decide di portare il Pucci proprio nella zona dell'omicidio, visto che aveva un appuntamento con il Pacciani e il Vanni per uccidere i francesi. E porta il Pucci senza dirlo al Pacciani, e dichiara che, appena lui li vede, si infuria e gli ordina di andarsene immediatamente. Così in aula sentiamo la testimonianza dei due e la più importante è quella del Pucci. Io ho visto tutto, vidi tutto quella sera. Ci vuole raccontare tu, allora cosa lo vide? Racconti. Ce lo racconti per benino, cosa facevano? Io senti fare come uno strappo a una tenda, capito? E con cosa fu fatto questo strappo? Lo vide? Con un coltello. Chi ce l'aveva in mano il coltello? Lui, i Vanni. L'altro cosa faceva? La pistola. Ce l'aveva il Pacciani? Sì, aveva lui la pistola. Poi si sentì due spari, insomma uno sparo si sentì in noi, vero? Ci andavamo a vedere che c'è, a volte sai. Ma io sentì una voce, se andate via vi si ammazza anche voi. Voi direte, ah ok, sì, fico bene, li hanno beccati, ma c'è un problema. Ossia che le testimonianze del Pucci e del Lotti sono orrendamente incoerenti, fanno acqua da tutte le parti, sono imprecise, scostanti, contraddittorie. C'è qualcosa che non va. Ora, l'audio che sentirete è sempre la testimonianza del Pucci. E qui c'è Canessa, il pubblico ministero, che chiede a Pucci se ha visto un uomo scappare dalla tenda, venire inseguito e poi finito a coltellate lì sul prato.
E cosa successe dopo che aprì la tenda, dal dietro? C'era qualcuno dentro la tenda? Ma lì dentro non vidi nessuno. Vide se qualcuno scappava dalla tenda? No, non vidi nessuno. Lei ha raccontato, e io glielo faccio presente come contestazione, che quando aprì, poi le leggo il verbale, la tenda, il Vanni dal dietro col coltello, dalla tenda uscì un ragazzo, un uomo, qualcuno, e Pacciani gli andò dietro sparandogli, è così? Ma questo me lo ricordo, sa? Leggiamo cosa dirà. Certo. Lei dice: a questo punto l'uomo uscì fuori dalla tenda, dalla parte anteriore, scappando verso il bosco, cioè dalla parte opposta alla strada, cioè verso il bosco. Sì. L'altro, che aveva la pistola, cioè il Pacciani, andò verso il bosco. Sì. Allora l'ha visto. Allora, signor Pucci, l'ha visto quest'uomo uscire dalla tenda o no? No, non me lo ricordo, ecco, se l'ho visto lui. Ecco. Pomisteri sta dicendo che lei alla polizia ha detto... Al PM, Presidente. Al PM ha detto che un uomo uscì dalla tenda e andò via, scappò. Questo dice il Pomisteri. Ah, sì, ecco. Allora dichiarò questo. È vero o non è vero di quest'uomo che scappò dalla tenda? È vero, sì, è vero. È vero? È vero, sì. Oh. Ma ho una fava! Ma scusate! Quello di cui stiamo parlando non è un dettaglietto, è una parte importantissima della storia. Si sta chiedendo di nuovo al Pucci se ha visto un uomo scappare dalla tenda, venire inseguito, preso a pistolettate, e se lo ha visto venire macellato davanti ai suoi occhi. Non è un dettaglino. Cioè, quest'uomo si ricorda di essere andato con il Lotti a Firenze a farsi il girettino, e la Ghiribelli che sono tornati intorno alle 11 di sera, che c'era la luna piena, buona per i funghi, parole sue, e non si ricorda di aver visto un uomo venire fatto a pezzi davanti ai suoi occhi. Però se lo ricorda quando viene imboccato la canessa. E questo è il minimo. Tutto il resto della testimonianza è esattamente dello stesso tenore. Anche la testimonianza del Lotti è qualcosa di raggelante, ma quella del Pucci è proprio qualità incredibile. Poi, andando avanti, è ancora peggio, perché c'è il controinterrogatorio di Filastò, che è l'avvocato difensore del Vanni, che appunto comincia a chiedergli anche delle cose banalissime, e vengono fuori delle cose che non hanno veramente senso. Qui infatti è sempre lo stesso interrogatorio, e lì c'è Filastò che gli sta semplicemente chiedendo, lì quando erano andati a Firenze per trovare la Ghiribelli. Che lei si ricordi, mentre eravate con questa Gabriella, arrivò anche il Vanni o non arrivò il Vanni? Ora cerchi di far mente locale, ce lo dica così. No, il Vanni no, perché saremmo io e lui e basta. Io e il Lotti e basta, saremmo. Erano lì. Beh, contestazione rispetto a precedenti dichiarazioni per le quali ha detto che invece arrivò anche a farmi. Tutto così, sia lui che il Lotti. E sapete cosa mi sembrano? Mi sembrano due grulli, due scemi del villaggio, che si sono imparati insieme una storiella e poi se la sono dimenticata, perché sono dei grulli. Ora, voi vi starete chiedendo, Gio, com'è possibile che la corte abbia creduto della gente del genere? Ma tra l'altro, com'è possibile che abbiano accettato? Com'è che questi qua sono entrati in aula? Dovrebbero essere rifiutati a prescindere? Eh no, perché sia il Pucci che il Lotti sono stati sottoposti a una perizia psichiatrica, che sì, ha definito che non sono esattamente degli Isacco Newton, ci mancherebbe altro, sono due semi analfabeti, nel senso che il Pucci ha fatto la quarta elementare, il Lotti invece è un po' più colto perché ha fatto la quinta. Però comunque sono stati giudicati come capaci sia di intendere che di volere. In ogni caso, il Lotti in seguito si autoaccuserà di essere stato presente ad altri 3 omicidi, dove lui era solo testimone, perché appunto costretto dal Pacciani. In che modo? Perché a detta del Lotti, il Pacciani e il Vanni lo avevano beccato in atteggiamenti intimi con un altro uomo, tale Fabrizio Butini, e il Lotti dice che lo avevano messo davanti a una scelta, ossia gli avevano detto: o tu vieni con noi in questi omicidi, oppure noi racconteremo per tutto il paese che tu sei un omosessuale. E quindi, sotto queste nuove dichiarazioni, questo famoso Fabrizio Butini viene interrogato. È capitato che andavate fuori lei e il Lotti soltanto? Una volta sono andato, per esempio, a Luce Rossa. Alla? Al cinema, Luce Rossa. Al cinema a Luce Rossa? Sì, io e Giancarlo. Io le chiedevo anche, è capitato poi che vi siete trattenuti da soli in macchina? No, questo mai. Questo mai? No. Di chi fu l'idea di andare a vedere il film a Luci Rosse? Suo o di Giancarlo? No,
L'idea di Giancarlo. L'idea fu di Giancarlo. Sì, fu di Giancarlo. Mi disse che c'è. Prendi un mese sulla vicina. Andiamo, io vengo a Drecchio. Lei aveva un'amicizia con Giancarlo Lotti? Era amico. Era amico. Ma aveva anche un affetto nei confronti di Giancarlo Affetto? Lotti. Affetto. No. L'affetto si può avere anche nei confronti di un uomo. Finocchio? Io Finocchio sono basta. Io le sto facendo una domanda, se lei nutriva dell'affetto. No, questo io no. Io continuo a dire che un giovedì sera con loro me lo farei. Lei circa la personalità dell'Otti o del fatto che è che qualcuno dice che è omosessuale, e lui ha fatto alcune dichiarazioni in proposito, cosa sa direttamente o indirettamente? Io queste cose non le so. Se sa qualcosa l'ha sapute da qualcuno? No, guardi, io non so nulla di questo. Non sa nulla, allora io glielo contesto subito, se si fa prima. So, perché ne ho sentito parlare in paese, e io le chiedo da chi, che il Lotti era un finocchio, nel senso che andava con gli uomini per pigliarlo in culo e non permetterlo. Questa voce l'ho sentita tanto tempo fa nel paese San Casciano, dai primi anni 80 in poi. L'ha dette lei queste cose o no? No, io il finocchio non mi ho potuto vedere e non mi sono mai piaciuto. Che io non so se gli era finocchio o no. Queste dichiarazioni alla polizia le ha fatte lei o no? Sì, gli dissi io finocchio non li posso vedere, sicché io non lo so se gli era finocchio. Allora, le dichiarazioni che sono verbalizzate in questo giorno, che è esattamente il 4 gennaio 97, alla polizia, le ha fatte lei? Sì. Bene, non ho altre domande, chiedo l'utilizzazione verbale. Qui però Canessa c'ha ragione, c'ha veramente... Non è possibile parlare con questa gente. Ma infatti, per tutta quanta la durata del processo, tutti gli uomini di giustizia faranno... Canessa e tutti gli uomini di giustizia faranno una gran fatica nel cercare di estorcere qualche informazione a questa gente. Perché di nuovo, attenzione, qua ci sfugge il contesto. Stiamo guardando all'interno di un ambiente rurale, isolato, contadino, omertoso, soprattutto un ambiente che gira intorno ai grulli del villaggio. Si tratta di un manipolo di mentecatti semianalfabeti, violenti e perversi. Di conseguenza, in questo contesto e intorno a questa gente, non c'è nessuno mai di veramente lucido. C'è quello che non ti dice nulla perché non ti vuole dire nulla, c'è quello che dice il falso perché una volta il tale nell'84 gli aveva fregato una cesta di cachi, c'è quello che parla per sentito dire e c'è quello che non sa neanche dove si trova. Quindi torniamo sui binari. Il Lotti racconta che erano il Vanni e il Pacciani che commettevano queste atrocità e che lui era soltanto lì per guardare, da spettatore, perché lo costringevano. Ma intanto il Vanni non dice nulla a proposito? Oh, sì che lo dice. Le disse così? Sì. Non è vero nulla. Ma come non è vero nulla? Lotti mi ha però detto che nei giorni precedenti li avevano seguiti per strada, avendo così scoperto... Avendo così scoperto dove facevano l'amore quei ragazzi. Le viene chiesto se conosce il motivo per quale Vanni e Pacciani volessero ammazzare i due giovani. Lei dice: Non se lo ricorda. Me lo ricordo. Lei dice ancora: Lotti mi diceva che era Pacciani che aveva conosciuto la ragazza per primo. Qui Vanni dice: lui se no salta al banco voleva. Giovanni, inutile si arrabbi perché non c'è motivo di arrabbiarsi, stiamo accettando la verità. Ma ecco il signor Canessa. Ma là ci sta Canessa perché non ci può parlare. Allora, dopo parlerà quando sei in carcere. Se continua a disturbare, lo mando via, capito? Lo mandi via! E allora lo manda via. Bene, allora portatelo fuori. Farlo il poco via. Portatelo fuori. Si calma un po' e tira e poi ritorna, se vuol tornare. Lo so, l'ha detto anche l'altro giorno che nemmeno uccido. Un pover'uomo, ecco, e basta. Con me cascava alle nuvole, insomma, ha seguitato a cascare alle nuvole per tutto il tempo della nostra frequentazione, appunto che negli ultimi anni della sua vita, gli ultimi tempi della sua vita, quando andavo a trovare in questa specie di pensione dove si trovava,
un istituto per non autosufficienti. E lui mi dice: avvocato, ma quando me lo fanno il processo? Poveraccio, insomma. Del resto, durante il processo non aveva fatto altro che dormire. Tanto si svegliava, diceva anche improperi al pubblico ministero. Riaffermava la sua fede politica fascista, diceva ritorneremo, eccetera, insomma. Giovanni, cosa c'ha? Cosa c'è? Come, cosa dice lei? Sono un po' sordo, la scusi. Lei parlava col signore dietro a lei, che cos'è? Posso parlare? No, stava parlando, cosa diceva? È un'opinione, mi ha detto, mi ha fatto portare via. Punto. Volevo parlare con Canessa. Ma Canessa non gli posso autorizzare. Canessa, quando al carcere lei chiede il colloquio, il Canessa verrà a parlare con lei. Senz'altro. Può parlare in aula, capito? Ma scusi, posso parlare? Ora Pomistero lo sa che deve venire a parlare con lei e ci verrà. Posso parlare dai banco? Come? Posso parlare dai banco senza andare là? Me l'ha detto già. Vabbè, mi dica, cosa vuol dire? Che non riguardi personalmente Canessa, che riguardi il processo, non Canessa. Mi dica. Come? Io non ho diritto a parlare. Sì, lascia dire. Dia che la vuol dire, Vanzo. Sì, lo dico. Dico calma, che io voglio. Calma. Metti a sedere e dica calma. Dico che voglio tutte le lettere che l'avete voi in corte d'assise. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il signore che punirà il signor Canessa con un malasso inguaribile. Che gli no, questo non lo può fare. E io chiedo che venga espulso, Presidente. Basta, fra l'altro dobbiamo sentire un test importante. Sa, le minacce a me mi fanno. È acqua calda. Non si fanno minacce. L'ultima volta, dico subito, no. È stato ammonito, è stato allontanato, poi sarà espulso da Laura e non ci mette più piede. Presidente, ha commesso un reato, quanto, secondo me. Fino a quanto? L'ultima parola, vi riduce. Il lavoro e la libertà, ritorneremo prima o dopo. Basta, portarlo fuori. Va. Via. Bene, grazie Presidente. No, Vanni, fuori. Via, non me ne importa. Bene. E tanto sono solo, sono lavorato fino a stone, vai. Oltre alle testimonianze del Pucci e del Lotti, non verranno portate altre prove. Ci saranno soltanto delle altre testimonianze che confermeranno di aver visto la macchina rossa del Lotti nelle zone degli omicidi. Ma oltre a questo nulla. E si va alle condanne. Il Vanni e Lotti vengono condannati ad almeno 4 degli ultimi duplici omicidi. Il Vanni si becca l'ergastolo, mentre il Lotti 30 anni di carcere. Ma, come avrete notato, mancano ancora diversi minuti alla fine del video. Quindi, che cosa succede? Succede che manca il movente, non si è capito ancora il perché di queste atrocità. E sarebbe carino chiederlo almeno al Pacciani, almeno appunto per poter sentire una risposta alla storiella del Lotti. Ma come sapete c'è un problema. Il Pacciani è morto. Il 22 febbraio del 99, rimasto da solo in casa sua, Pacciani viene ritrovato morto, sdraiato sul pavimento e con le braghe calate. Il cancello esterno è chiuso, ma le porte e le finestre della casa sono spalancate. I medici diranno che si tratta di arresto cardiaco, probabilmente scatenato per aver assunto l'Eolus, un farmaco sconsigliato per le sue patologie. Canessa farà riesumare il corpo per un esame tossicologico, ma oltre a questa conferma non verranno trovati altri indizi. Però comunque delle cose strane ci sono. Difficile che qualche amico gli avesse portato quei medicinali e soprattutto molto difficile che qualche medico glielo avesse prescritto. Inoltre, i farmacisti del paese giurano di non avergli mai venduto quel farmaco. Quindi si infittisce ancora di più una specie di aura di mistero intorno a una questione che già di per sé era abbastanza misteriosa. L'arma del delitto non è mai stata trovata. Le testimonianze del Lotti e del Pucci sono assolutamente incoerenti. E ancora non conosciamo il movente. E in più abbiamo questa strana serie di morti. Pacciani, certo, ma anche di altri. Uno di questi è Francesco Vinci, il primo accusato della pista sarda. Nel 93 viene assassinato a colpi di fucile, il suo corpo viene infilato nel bagagliaio della sua macchina, che poi viene data alle fiamme. Ma ci sono anche Milva Malatesta, una prostituta che gravitava intorno ai compagni di merende. Il suo corpo carbonizzato e quello di Mirko, il figlioletto, vengono trovati in una macchina. Curioso che anche il padre, Renato, era stato trovato impiccato anni prima. Sembra effettivamente strano, ma forse non lo è. Ricordiamoci,
questi qui sono degli ambienti molto difficili, molto malavitosi, come per esempio quello di Francesco Vinci, assolutamente. E per gli altri, sì, non è così difficile immaginarsi degli incidenti un po' spinti o dei regolamenti di conti. In ogni caso, la polizia non si ferma. Il commissario Giuttari è perfettamente cosciente che mancano dei pezzi importanti a questa vicenda e soprattutto viene spinto dalla sentenza della Corte, la quale appunto invita la polizia a investigare ancora, perché, di nuovo, mancano non solo il movente, ma anche il mandante. Ed è qui che si sviluppa la quarta pista, la pista dei mandanti. All'interno dei verbali delle indagini, numerose volte veniva indicato che gli omicidi erano stati eseguiti vicino a delle zone che potevano avere un certo valore mistico-religioso, chiese, cimiteri o anche solo degli alberi che potevano avere un significato esoterico, come cipressi o vigne. Però a molti la cosa sembrò molto forzata, perché, tanto per cominciare, cipressi e vigne non è che la Toscana ne abbia pochi, cioè la prossima volta facciamo che sono ulivi, praticamente la stessa cosa, no? Inoltre, ogni pianta ha un suo significato mistico, esoterico o meno, cioè anche un ciuffo di basilico ne ha uno. Però c'è da dire una cosa, durante le perquisizioni a casa di Pacciani erano stati trovati dei ricettari di roba da magia nera, roba strana, particolare. Inoltre, nel giro di testimonianza all'interno dell'ambiente di ragazze che vendevano il loro corpo, che giravano intorno ai compagni di merende, si era parlato di messe nere o robe di questo tipo. Quindi è un po' strano. E poi non solo, il Lotti aveva anche citato un paio di volte la presenza di questo di questo dottore che ogni tanto veniva e comprava i pezzi del corpo che a quanto pare glieli vendeva il Pacciani. Quindi il commissario Giuttari porta avanti l'ipotesi dei mandanti, cercando degli ipotetici, ricchi personaggi che coprivano Pacciani e gli altri, acquistando le parti del corpo e usandoli per messe nere. A supportare questa teoria furono anche i conti correnti di Pietro Pacciani e del Vanni. Nei primi anni degli anni Ottanta avevano accumulato nei conti correnti e libretti postali vari milioni di vecchie lire. Con il cambio di oggi, il Pacciani possedeva circa 900.000 euro e il Vanni 143.000. Inoltre si parlò anche della possibilità che l'assassino fosse un chirurgo, ma anche qui una perizia sconfessò questa teoria, visto che i chirurghi ingaggiati non fecero mai gli stessi tagli del mostro. Ma alla fine non si trovò nulla. Questa pista scomparve nel tempo, nonostante tutte quante le risorse, gli uomini, l'impegno e gli sforzi di non poca gente. Quindi cosa ci rimane? Essenzialmente due cose. La prima cosa sono due persone in carcere, il Lotti e il Vanni, per delle testimonianze che sono discutibili, perlomeno. E la seconda cosa, beh, le opinioni. Alla fine dei giochi, ragazzi, ci sono soltanto due cose certe. La prima è che, oggi come oggi, ci sono 16 tombe, 16 vittime che hanno una memoria. E noi non siamo riusciti a dare a questa memoria delle risposte chiare, delle risposte precise su quello che è successo. E l'unica cosa che le abbiamo dato in cambio è una pagliacciata, una buffonata giustizialista in cui lo Stato ha preso i peggiori reietti, i peggiori personaggi, gli scarti della società e li ha mandati alla forca sperando di placare le ire di un popolino ignorante e giustizialista allo stesso modo. E la seconda cosa è che, come al solito in questo paese, e come sempre sarà, qualsiasi evento serio, in questo caso drammatico, tragico, sempre, costantemente, si trasforma in farsa. Avenue. And then